Ed eccoci con uno dei visitatori dei gruppi che appunto stanno girando tra le strade di San Polo Matese. Lei è il signor? Io sono Antonio, sono di Busso. Molto bene, allora cosa le è parso di questo presepe vivente realizzato proprio all'interno del paese? Ma intanto la prima impressione che ho è che una comunità così piccola come San Polo penso che sia impegnata in maniera totale per la realizzazione di queste scene, che sono finora quelle che ho visto sono tutte bellissime. Ed eccoci in una bottega, poco prima della natività, quindi il percorso sta per giungere al termine, ma siamo con la signora... Spina Antonietta. Signora Antonietta, voi che cosa fate qui in questo laboratorio? Il pane. Come lo stava dicendo? Pazzil. Così ci piace di più. Allora, come l'avete realizzato intanto? Questa immagino sia una ricetta antica. Farina e acqua e un po' di sale e basta. Quindi acqua, farina e sale, un po' come il pane azzimo. Sì, però di pane. Proprio quello, insomma. Quelle, sì, semplice. Ecco, magari una ricetta anche legata alla tradizione, signora Antonietta? Alla tradizione contadina, anche di quando forse lei era piccolina. Quando ero piccolina io, sì. Lei da quanti anni partecipa al presepe? Questo qua che 10 anni. Le piace partecipare? Sì, sì, assai. Beh. Partecipa insieme a sua figlia, che vedo che ogni tanto... No. Lei è sua figlia? No. La signora? Filomena. La signora Filomena, anche lei insomma collabora naturalmente con l'organizzazione. Di partecipare quando possiamo, sì. Ecco, è bello poi vedere nel viso dei passanti lo stupore appunto nel veder ricreare. È bello poi vedere anche sui volti del pubblico, insomma, lo stupore, la meraviglia. Sì, è un tuffo nel passato, anche per noi, perché sono case che di solito stanno chiuse tutto l'anno e si riaprono per questa occasione. Ecco, ricordiamo che domani avete un secondo appuntamento. Sì, la seconda e ultima serata. Bene, allora facciamo un invito ai nostri telespettatori. Certo, venite a visitarci. Siamo in prossimità della capanna dove appunto ci sarà la natività, ma siamo qui nella locanda appunto in compagnia di? Francesco. Francesco, allora che significato ha la locanda e naturalmente fai anche un ringraziamento ai tuoi colleghi che non vogliono appunto parlare. No, i miei colleghi non è che non vogliono parlare, siccome qui nella locanda si beve tanto, quindi si è creata una situazione di armonia che si beve tanto e quindi stiamo tutti un po' allegri, insomma, perché come dovrebbe essere l'usanza della locanda, insomma. Esattamente, ricordiamo l'importanza e la segnalazione della locanda prima della natività, perché la locanda fu quella che rifiutò un tetto a Maria e a Giuseppe. Esatto, sì, infatti chiunque passa qui noi rifiutiamo proprio, non c'è posto in questa locanda proprio per ricordare questa tradizione storica, insomma, di non far entrare nessuno alla locanda. Come entrò Gesù e Maria non entrano nemmeno gli altri, insomma, questa è la tradizione della locanda. Non c'è posto in questa locanda, andate via! E voi due, finitela di bere! Dai, Mira, andate! L'ultimo sorso! Basta bere! Dai! Da bere!
dopo l'ordine di Erode, riguardo al censimento, Maria e Giuseppe si misero in viaggio per raggiungere Betlemme, luogo natale di Giuseppe, per farsi registrare. Ancora gente da Nazareth, avvicinatevi e qui dovrete censirvi. Ditemi i vostri nomi affinché possa registrarvi. Io sono Giuseppe da Nazareth e questa è mia moglie Maria. Cosa vi porta a Betlemme? È qui che sono nato. Ed eccoci qui quasi al termine del nostro percorso in questo bellissimo presepe vivente di San Pollo Matese e siamo con il signor Raffaele, naturalmente il suo staff, per il censimento. Allora, signor Raffaele, cosa voi fate qui? Registro un po' tutti quelli obbligati ad essere censiti. Anche nella mia professione, nel mio lavoro, faccio questo. Sono l'ufficiale dello Stato civile. Ah, molto bene. Quindi l'hanno messa al posto giusto. Ogni anno puntualmente accetto ben volentieri, visto che noi non è che facciamo tanto, facciamo solo questa scena, però ci vuole parecchi 2 mesi per preparare tutti gli ambienti. E qui nella zona censimento, come ci ha detto il signor Raffaele, c'è la signora Agnese che è in dolce attesa, siamo proprio praticamente alle porte della natività. E anche la signora, tra quanti giorni, signora, è previsto il parto? Speriamo per il primo. Ah, quindi proprio per Capodanno, un buon augurio dell'anno nuovo. Sì, sì, speriamo. È una bimba, ci diceva prima. Una bimba, si chiamerà Giorgia. Molto bene, tra l'altro la signora ci stava dando anche una notiziona, perché la signora Agnese è la nonna del bambino che interpreta il Gesù. Sì, sono la nonna. Quindi ecco, una generazione, la nonna che a questo punto, come dire, ha una bimba in grembo e in questo periodo natalizio ci sta tutto. Sì. Tanti auguri allora anche da parte nostra. Grazie. Quel periodo erano, diciamo, le persone più umili, se vogliamo, e anche a loro appaia diciamo, l'angelo. Sentiamo che cosa ha da dirgli. Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà per tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide il Salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi è segno, troverete in una mangiatoia un bambino avvolto in fasce. Siamo con Brunella, l'angelo di San Pollo Matese, che annuncia ai pastori la nascita di Gesù bambino. Allora Brunella, ciao, tu quanti anni hai? 12. È la prima volta che partecipi? No. Da quanti anni partecipi al presepe vivente? Da quando ero piccola. Ho fatto prima il bambinello. Ah, quindi eri la protagonista. Poi ho partecipato alla scena della famiglia, poi ho fatto il grano e ora l'angelo. Ecco, insomma, i ruoli giustamente si adeguano anche in base alla tua età. Qual è l'emozione più forte di partecipare al presepe vivente? Cosa ti piace di più? Quando le persone vengono e devo apparire. Quindi la tua apparizione. Sì. Senti, ci sono delle persone che dobbiamo ringraziare, oltre te naturalmente per questa apparizione, ma che sono dietro le quinte? Allora, mia madre per l'effetto fumo. Ecco l'effetto fumo che esce. Ringraziamo la mamma, che si chiama? Patrizia. E poi? Mia cugina, per l'effetto luce. Ed ecco la luce, fantastiche. Grazie anche a loro. Allora, buona serata e buon proseguimento. Grazie.